andiamo a scoprire le radici del nostro risorgimento e lo facciamo grazie a opere, quadri, sculture e costumi che testimoniano con grande passione il fervore che ha spinto grandi nomi della politica preunitaria, della letteratura e dell'arte di metà Ottocento, ma soprattutto tanta gente comune, a rischiare e a volte a sacrificare la propria vita per l'unità d'Italia. Questo è testimoniato con efficacia nella mostra Romanticismo, a Milano fino al 17 marzo, in due prestigiose sedi espositive, le Gallerie d'Italia in Piazza della Scala e il vicino Museo Pol di Pezzoli. Nelle prime sale sono subito esposte opere con le nuove tematiche che il Romanticismo propose, distaccandosi dalle correnti artistiche precedenti, come il Neoclassicismo. Con il Romanticismo si assiste a un cambiamento della gerarchia dei generi. I paesaggi, i ritratti e la vita della gente comune acquisiscono la stessa importanza che a quel tempo avevano i dipinti a tema sacro e storico. Poi, nelle sale successive, l'attenzione si concentra sul risorgimento vero e proprio e sui suoi numerosi eroi. Qui protagonista assoluto della mostra diventa Francesco Hayez. Suoi sono i ritratti di Manzoni, grande letterato e patriota, e dei personaggi dei Promessi Sposi. Sue sono tele come La Meditazione del 1851, metafora di una riflessione sull'Italia che aspettava solo di essere liberata. E di Hayez, infine, è importante anche un'altra opera, dal forte valore simbolico. La grande pittura storica continua però ad avere un ruolo centrale, soprattutto per il Risorgimento. I veri protagonisti sono gli eroi di Hayez come Romeo e Giulietta, con i quali si identificano i giovani che avrebbero realizzato poi l'Unità d'Italia.